Bene, allora adesso invece affrontiamo, o meglio, riaffrontiamo, ecco, il discorso per quanto riguarda l'induismo, ecco, questo poi praticato in Sri Lanka, ecco, che come poi vedremo per quanto riguarda il culto a Patini, ecco, si differenzia un po' dall'induismo praticato in India per questo motivo. Allora, il libro, ecco, fa un riassuntino di che cosa si intenda con l'induismo e poi delle divinità principali, ecco, che vi rileggo perché allora è così almeno se le persone che non hanno visto le videoletture sull'induismo almeno hanno uno schemino così e poi comunque perché può essere utile nel senso che nel caso poi qualcuno appunto trovi questo video sullo Sri Lanka può magari è interessato a conoscere ecco, la storia dell'induismo in questo paese può direttamente sentirsi questo video piuttosto che andare a cercarsi altri video. Anche che ho fatto in passato sull'induismo, quindi adesso vi leggo lo schemino e vi faccio rivedere le immagini che già avevo fatto vedere in quella serie di videolettura. I re Tamil e i loro seguaci provenienti dall'India del Sud introdussero l'induismo nello Sri Lanka settentrionale. Oggi esistono comunità hindu a Colombo, a Kandy, nella zona delle piantagioni di tè nel nord e nell'est. Agli occhi degli osservatori esterni, l'induismo spesso appare come un insieme complicato di credenze e divinità. Sostanzialmente tutti gli Hindu credono in Brahman, l'uno infinito e non creato. Le numerosissime divinità sono semplicemente manifestazioni di questo ente senza forma, attraverso le quali i fedeli possono comprendere la vita in tutti i suoi aspetti. Allora, questa è una cosa, tra l'altro, che io avevamo parlato anche nell'intervista che avevo fatto a Govinda, ecco, che è un ragazzo ecco, che gestisce un sito dedicato all'induismo, lui poi fa tutte delle traduzioni, fa anche tutti dei PDF bellissimi. E propriamente nell'intervista lui aveva proprio affermato questa cosa, cioè che è un po' sbagliato, è decisamente sbagliato ecco, credere che in realtà nell'induismo ci siano tante divinità, perché in realtà sono tanti aspetti di una stessa unica divinità, di questo Brahman, ecco, l'uno infinito e non creato, che si manifesta in un'infinità di forme. Poi, quindi le numerosissime divinità sono semplicemente manifestazioni di questo ente senza forma, attraverso le quali i fedeli possono comprendere la vita in tutti i suoi aspetti. Sebbene le credenze e le pratiche possano differire notevolmente, vi sono alcuni fattori unificanti, tra cui la fede nella Ahimsa, non violenza, il samsara, il ciclo di morte e rinascita che si ripete finché l'individuo raggiunge la purezza e si riunisce a Brahman, il karma, la legge di causa ed effetto, e il dharma, gli insegnamenti sulle leggi della vita. Gli Hindu credono che vivere secondo il dharma faccia aumentare le probabilità di rinascere in circostanze più favorevoli. In caso contrario, la rinascita può avvenire nel mondo animale, ma solo rinascendo come esseri umani è possibile acquisire una consapevolezza sufficiente a sfuggire al ciclo delle reincarnazioni e a raggiungere la liberazione, moksha. Per gli Hindu, l'adempimento dei propri doveri rituali e sociali è lo scopo principale della vita terrena. Il testo Hindu Bhagavad Gita è molto chiaro a questo proposito: fare il proprio dovere è più importante che affermare la propria personalità. Il culto hindu assume molte forme differenti, ma è collegato soprattutto al darshan, l'atto di vedere ed essere visti dalla divinità presente nel santuario. Ecco, poi qui c'è il riassuntino per quanto riguarda le divinità principali, che vi leggo e vi faccio vedere, vi farò vedere anche qualche immagine, ecco, non le ho di tutti, però è giusto per darvi un'idea, ecco. Allora, il pantheon indù è molto prolifico, alcune stime indicano in 330 milioni il numero totale degli dei. Pensate un po', 330 milioni. Perché poi ovviamente ogni divinità ha un suo aspetto diverso, tipo di avatar per dire, di tante altre manifestazioni, quindi in realtà è un pantheon davvero sterminato. Brahman è spesso descritto nei suoi tre aspetti, Brahma, Vishnu e Shiva, che nel loro insieme sono chiamati Trimurti. Gli Hindu Tamil di solito venerano Vishnu e Shiva, ma rendono omaggio anche alle numerose divinità femminili del raccolto, delle arti e della prosperità. Le divinità maschili sono generalmente associate a una dea che rappresenta la Shakti, la forza femminile che dà l'impulso alla creazione. Perché effettivamente per il discorso dell'induismo è la dea ad essere attiva, infatti praticamente quasi tutte le dee dell'induismo sono tutte dee molto attive. Ecco, abbiamo Brahma e Sarasvati. Allora, Brahma è il creatore dell'universo. Il cosmo è permeato della sua essenza che continua il processo di creazione. La sua consorte, Sarasvati, è la dea della cultura, della saggezza e della musica. Chi
che avevamo visto in un video, vi faccio anche vedere il santino, ecco, è questa qui. Sarà, sì, purtroppo lo so che si vede da schifo perché ovviamente la webcam è quello che è. Comunque questa è Sarasvati, praticamente è raffigurata con la vina, che è questo strumento musicale qui, è una simile a una specie di chitarra per dire. È il fiore di loto, il suo animale sacro è il cigno, la dea delle arti e della scienza, simbolo della civiltà vedica che ebbe la sua origine sulle rive del fiume. Agli inizi Sarasvati era propriamente la dea purificatrice delle acque, sposa di Brahma. E poi è considerata, ecco, la creatrice dell'alfabeto sanscrito, e del logos indiano, e difatti anche la patrona degli studenti e delle università. Molto bella. Comunque cercate i santini perché ce ne sono di diversi. Poi abbiamo Vishnu e Lakshmi, ecco, che sono una coppia molto amata. Tra l'altro, poi non è una cosa rara vedere comunque dei seguaci di Vishnu che poi sono effettivamente apprezzano anche tipo il cristianesimo, per dire, nel senso che adorano sia Vishnu che Gesù Cristo, cioè è una cosa che comunque non è rara da vedere, perché propriamente i seguaci di Vishnu, cioè come tipo di Dio, ecco, in realtà Vishnu, per certi aspetti si avvicina molto al Dio cristiano, quindi in realtà non è raro vedere comunque una persona che li tenga tutte e due. Poi, devoto e rispettoso, Vishnu è conosciuto come il conservatore. Generalmente viene raffigurato con quattro braccia che reggono un fiore di loto, simbolo dello svelarsi dell'universo. Una conchiglia di strombo, simbolo della vibrazione cosmica della quale emana tutta l'esistenza. Un disco, simbolo della mente, e una mazza, simbolo del potere. Vishnu ha 22 incarnazioni, tra cui Rama, protagonista del Ramayana, e Krishna, che nelle raffigurazioni è di colore blu ed è famoso per i suoi amoreggiamenti con le gopi, che sono le pastorelle, e per la sua relazione amorosa con Radha, che Radha, tra l'altro, rappresenta, dal punto di vista simbolico, rappresenta comunque l'anima che va a ricercare la divinità. La consorte di Vishnu è Lakshmi, dea della bellezza e della fortuna, che vi faccio vedere. Questa è Lakshmi. Tra l'altro poi esistono diversi aspetti di Lakshmi, comunque ce ne sono, ne avevo trovati anche altri, di cui adesso mi sfuggono i nomi. Però in realtà sono sempre diversi aspetti di questa dea che è veramente bellissima, poi è amatissima anche. Esistono tantissimi santini, uno più bello dell'altro, che la celebrano, E ecco, anzi, vi dico, li ho segnati, ecco, vi dico gli altri due aspetti di Lakshmi, ecco, gli altri due avatar. Allora, uno è Dharani, o anche Darini, che è uno degli aspetti di Lakshmi, e che anche lei è collegata al loto. Poi abbiamo Kamala, che è un altro aspetto di Lakshmi, è un'altra dea del loto insieme a Padma. Kamala, capite che quella è la rappresentazione di Lakshmi, Kamala, perché Kamala è quasi sempre rappresentata con un abito giallo, per dire, spesso è rappresentata con i colori gialli, ecco, col colore giallo, proprio perché è legata a questo colore. Poi abbiamo Shiva e Parvati, ecco, che è la coppia forse più famosa, dove Shiva è il distruttore dell'ignoranza del male, e viene spesso rappresentato come un simbolo fallico, il lingam. Shiva ha 1.008 nomi e assume diverse forme, tra cui quella di Nataraja, signore della Tandava, la danza, i cui movimenti aggraziati danno via alla creazione del mondo. Tra l'altro, poi il simbolismo di Shiva a me piace veramente moltissimo, penso che tra tutti gli dei sia il mio preferito, perché ha un simbolismo filosofico davvero complessissimo e davvero bellissimo, che ovviamente io non sono in grado di trattarvi. Però se andate a leggere comunque il simbolismo filosofico, ecco, mistico che è legato a Shiva, è veramente molto bello. Anche la consorte di Shiva, Parvati, è in grado di assumere varie forme, dalla madre dell'universo alla feroce e distruttiva Kali. Conosciuta come la nera, Kali è la più temuta delle divinità indù, in quanto manifesta il potere di distruggere la vita. Spesso viene raffigurata mentre danza su un cadavere con una ghirlanda di teste umane. In realtà, come avevamo visto nel video, è un po' riduttivo dire che in realtà Kali sia solamente l'aspetto della distruzione fine a se stessa, perché in realtà è la distruzione che serve per ricostruire, per andare avanti. Perché appunto se non ci fosse distruzione non ci sarebbe neanche evoluzione. Infatti avevamo visto l'altra volta che
l'aspetto guerriero feroce, il racconto del femminile, tanto che il suo nome deriva da Kala, nero, o tempo. Ma Kali, come gli altri dei induisti, racchiude in sé diversi aspetti, in perenne metamorfosi e trasformazione. È la madre della morte e del tempo, in cui si risvegliano nuove ere. Mentre invece nel suo aspetto di Parvati, che adesso ve la faccio vedere, è l'aspetto della moglie dolce e devota, e questa è Parvati con Shiva. Niente, direi che quanto c'era qui da sapere lo abbiamo visto. Nel secondo video invece vediamo le divinità che vengono, vediamo altre, sempre altre divinità che sono molto amate, ecco, in Sri Lanka, eh? È diffusissimo vederle lì. Per dire, poi il libro lì non cita Durga, che avevamo invece visto nella serie di video, perché può essere magari che probabilmente in Sri Lanka non sia particolarmente venerata, eh? Però ricordatevi che un'altra grande dea, ecco, guerriera è propriamente Durga, eh?